Una brutta prestazione, possiamo dirlo, per Napoli. In tribuna c'era Piero Bucchi, che probabilmente, possiamo dirlo, sarà il nuovo allenatore, il nuovo coach della Cuore Basket Napoli. Un derby che ha visto una squadra da una parte, Scafati, che ha altri obiettivi rispetto a Napoli. Possiamo dire troppo forte Scafati per questa Napoli, o Napoli poteva fare qualcosa in più? No, sono convinto che Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, a parte da sottoscritto. Ci dispiace per questa partita, noi sapevamo che comunque qui era complicata, perché Scafati ha un ottimo organico, è stata costruita per vincere il campionato, sono anni che investono tanto, e come hai detto tu non è stata una grande prestazione, però insomma, come ho detto prima in una precedente intervista, bisogna fare tesoro di queste sconfitte, di come la approcciamo e di come giochiamo, e imparare e lavorare per la prossima in casa, che sono le partite poi fondamentali per noi e per il nostro obiettivo, che è quello di salvarci. Come tornare qui da ex? Tu sei stato qui per 2 anni, se non sbaglio, e quindi bello comunque ritornare qui, bello avere 2 squadre campane in questo girone, magari averle anche vincenti per i rispettivi obiettivi sarebbe l'ideale. Sarebbe l'ideale mantenere comunque sempre più squadre in Campania, in questo caso Napoli, Scafati, c'è bisogno comunque di squadre in Serie A al sud sicuramente, e quindi mi auguro che andrà tutto bene per noi, mi auguro che andrà tutto bene per Scafati, e insomma lavorare. Sono contentissimo comunque di essere andato qua, perché ho tanti ancora amici che sento ancora qui, quindi è sempre un'emozione tornare dove hai giocato, soprattutto qui dove sono stato 2 anni, sono stati 2 anni importanti, 2 anni di playoff, anzi uno quasi per raggiungere la finale, quindi insomma ho degli ottimi ricordi del presidente della società e dei tifosi con cui ancora mi sento. A proposito di tifosi, si sono lamentati molto per la vostra prestazione, i tifosi di Napoli hanno invitato più volte a tirar fuori gli attributi. Sì, lo so, avrebbero sentito, purtroppo. Ripeto, è stata una partita non all'altezza, potevamo fare di più. Quello che dico è che ai tifosi io capisco che sono un po' scontenti, perché purtroppo la classifica è quella che è, le sconfitte sono quelle che sono, però c'è bisogno del loro apporto, siamo una squadra giovane, una squadra che fa questo campionato, molti di loro lo fanno per il primo anno, hanno bisogno insomma di appoggio da parte di tutti quanti, e anche da parte loro, soprattutto da parte loro, perché comunque sono passionali, siamo un popolo passionale, siamo un popolo caldo, e trasformare questa purtroppo negatività in energia positiva anche per noi, però insomma capisco, perché i risultati, ripeto, sono quelli che sono. Noi comunque siamo stati costruiti per salvarci, sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà, sapevamo questo, e insomma ce la metteremo tutta. Grazie a Gennaro Sorrentino.